Motore, azione! Le recensioni cinematografiche del Ganzino. Pisa, 30 ottobre ore 15:15, multisala Odeon, sala Venezia. Titolo del film: Io sono l'abisso. Di genere thriller, il film dura 2 ore e 5 minuti, proiettato senza interruzione in visione widescreen. Un serial killer insospettabile. Nell'interland del lago di Como, un mostro è collezionista di spazzatura delle sue vittime, e tutto questo farà parte di un complicato disegno malefico. Pregi del film: dopo La ragazza nella nebbia e L'uomo del labirinto, ecco nelle sale il terzo film del maestro italiano del thriller Donato Carrisi, anche questo tratto dal suo romanzo, dove anche qui il male è sempre ricorrente ed al centro della vicenda. Il cast del film non è tanto famoso. A differenza del primo film, La ragazza nella nebbia, interpretato da Jean Reno e Tony Servillo, e L'uomo del labirinto con Dustin Hoffman, ma è più che omogeneo alla vicenda trattata e, come sempre, attrae lo spettatore sulle immagini in lento movimento e ricche di particolari, proiettate sullo schermo e che lo spettatore deve seguire con la massima attenzione, tanto da appassionarsi al meccanismo narrativo. La location del lago di Como, dove è stato girato il film, diventa, oltre che un secondario protagonista, uno sfondo silenzioso che osserva il tutto. Il montaggio del film non è perfetto, ma perfettissimo, tanto da analizzare il lato psichico del protagonista. Quasi tutte le scene appaiono come un mix di altri maestri del thriller, quali Alfred Hitchcock e M. Night Shyamalan, e che sono ben italianizzate. Donato Carrisi ha studiato criminologia e riesce a portare sul grande schermo quella tensione che lo caratterizza e di cui, secondo il mio modesto avviso, si ispira anche a fatti di cronaca accaduti o che accadranno, così come recita una voce fuori campo all'inizio del film. Nessun difetto del film, anche se questi è privo di colonna sonora. Giudizio finale: il film è magnifico e stupendo ed è fatto obbligo di andare a vederlo. Anche questo è cinema. Il cinema è contro la guerra. Viva il cinema! Avete ascoltato le recensioni cinematografiche del Ganzino.